Non mi pesa andare in stalla, anzi, abbiamo un'azienda che funziona bene. Per chi non è contadino, cominciare proprio da zero è difficile. Spero tanto che arriva qualcuno giovane che ha voglia di riprendere l'attività. Penso che ci siano sempre meno giovani interessati. È bello, secondo me, se si riescono ad aiutare un po'. Problemi di ricambio generazionale nelle aziende agricole svizzere, manca la relève e diverse sono costrette a chiudere, ma ci sono le eccezioni. Se dovessi vivere soltanto grazie al latte, sarei morto da un pezzo. Coop è in tasca il 68% e la Migros il 67%. Su questa, Tom? Sì. Un margine lordo del 68% è assolutamente eccessivo. Le marge brute intuitivement è al limite della decenza. Non rivendichiamo dei prezzi più alti alla vendita. Vorremmo soltanto dei prezzi equilibrati distribuiti su tutta la filiera. Margini di guadagno ben oltre il 60%. Piovono le critiche sulla grande distribuzione. Contadini e consumatori chiedono più trasparenza sul prezzo dei prodotti agricoli. Buonasera, benvenute e benvenuti a Falò. Eccoci di nuovo in studio dopo i due mesi estivi in esterno. In Svizzera diverse aziende agricole hanno chiuso, stanno chiudendo perché manca il ricambio generazionale, ma anche perché il mestiere di contadino è duro, faticoso e spesso non riceve la giusta considerazione. Ne parleremo in studio con il presidente dell'Unione Contadini Ticinesi, ma prima vediamo il servizio di Roberto Bottini e Gaetano Agueci. Con questo sistema vedo quante volte entra la mucca in un giorno nel robot. Ad esempio, la numero 2, a resa, si vede i litri che ha fatto nelle ultime 24 ore. Questa che sono tanti, eh? Sì, sono tanti. 44? Sì. Fino a 15-20 anni fa una buona mucca produceva anche non metà, ma quasi, del latte che fanno oggi. Insomma, un bel cambiamento rispetto agli inizi. Ah sì, io muto per 50 anni, non a mano ma a macchina. A mano muto già anche fino a 24 anni, all'Alpe si mungeva sempre a mano. Devo dire che ho fatto fatica a abituarmi a non mungere, perché prima del robot ero io il robot. Fusio, Alta Valle Maggia. Nella stalla della famiglia Dazio le mucche entrano da sole quando ne sentono il bisogno nella nuova mungitura. Questo robot, costato 120.000 franchi, è l'emblema del nuovo che avanza. La mammella viene scannerizzata e un braccio meccanico provvede sia alla pulizia che alla mungitura. È stato Michele, il figlio di Giorgio, a volerlo fortemente. 27 anni, ha da poco rilevato l'azienda, facendo una scelta controcorrente. Sì, ho studiato economia alla SUPSI a Manno. Inizialmente ho lavorato, diciamo, una decina d'anni nel settore immobiliare. Da 2 anni a questa parte, gradualmente ho sempre ridotto di più il lavoro in ufficio. Finché un paio di anni fa ho smesso completamente nel settore immobiliare per dedicarmi completamente all'azienda qua a Fusio. Essendo sempre cresciuti a contatto con le mucche, a contatto con l'agricoltura, già da subito mi era un po' chiaro il mio percorso e poi avendo già un'azienda avviata era un peccato lasciare andare tutto e questo è quello che mi ha spinto a continuare con questa attività. Un ritorno in valle e all'agricoltura che ha coinvolto tutta la famiglia. Ancorato alle proprie radici, Michele si è trasferito a Fusio con la moglie.
A livello della famiglia è molto importante perché molti giovani sono andati da media valle in giù per cercare un po' le comodità. Questo è un po' un peccato, ma un po' il Trento, un po' in tutte le valli. Non mi pesa andare in stalla, anzi, mi piace. Abbiamo un'azienda che funziona bene, anche i prodotti che facciamo vengono venduti molto bene. Questo mi gratifica. Oggi sono felice, sì. Noi abbiamo una sessantina di ettari in gestione, alcuni a pascolo, altri a prati, dove facciamo poi la fienagione. Soprattutto abbiamo il formaggio Valle Maggia DOP che produciamo l'Alpe Campo La Torba, che viene venduto anche nella grande distribuzione, quindi in tutto il Ticino, però abbiamo anche molti clienti privati, sia della Valle Maggia ma anche da fuori. Una scelta, quella di Michele, accolta con gioia anche dal papà Giorgio, che ha consentito di tenere viva una tradizione che lega i Dazio a queste terre da oltre un secolo. Sì, sono più di 5 generazioni che la nostra famiglia va avanti con questo lavoro. Il Michele è sempre stato appassionato, diciamo, non bisogna sforzare. Io di giovane, quando avevo anche 15 anni, così, non l'ho mai forzato, però già da piccoli bisogna prenderli su, fargli amare questo mestiere. Hai l'effetto contrario, se li forzi quando hai 15 anni scappano e non vogliono più saperne. Tutti i nuclei qua erano tutte stalle con dentro le mucche. Erano aziende più piccole perché ogni famiglia qui a Fusio aveva 4-5 vacche. Oggigiorno siamo qui 3 contadini con 30-40 vacche ciascuno e gestire un territorio che non è indifferente. Da Giorgio a Michele, un cambio generazionale che ha scongiurato il rischio concreto di cedere l'attività, visto che per Giorgio l'età della pensione è ormai alle porte. Sì, dopo i 65 anni può andare ancora altri 30 anni, ma non hai più accesso ai pagamenti diretti nell'azienda. E senza pagamenti diretti si riesce ad andare avanti finanziariamente. Sicuramente se non rilevava il figlio l'azienda sarebbe stato un grosso punto interrogativo, perché affittarla era una, venderla magari dispiaceva anche e poi bisogna sempre trovare chi la compra, perché è un'azienda che è abbastanza grande. Abbiamo fatto anche degli investimenti importanti da quando ho fatto la stalla nuova e bisognava trovare il giovane più che con i soldi, ma anche con la voglia di farne, ecco. Abbiamo cominciato più di 20 anni fa, era un sogno che abbiamo realizzato. Nuovissima, piccolina. Abbiamo 60 capre, più i piccoli becchi. Dopo Pasqua andiamo in montagna, sul monte, e restiamo su per 7 mesi. Facciamo formaggio, formaggini e siamo contenti. Era una stalla delle mucche e noi abbiamo sistemato tutto per le capre. Le capre sono bilinguali, parlo italiano e tedesco con loro. Beh, non si può dire quante ore, quanti anni di lavoro abbiamo messo dentro. In fondo, tutti questi 20 anni o 21 anni abbiamo sempre
migliorato qualche cosa, sistemato qualche cosa e sì, tantissime ore, tantissime, e non solo ore, e non sono soldi, ma anche cuore. E sarebbe molto peccato se tutto va perso. Cavigliano vale un sernone. Anche per Cristiane e il suo compagno Adriano si avvicina il momento di passare la mano. La donna che canta le capre ha 62 anni, lui 13 in più. E fra poco non avranno più diritto ai pagamenti diretti, ossia ai contributi versati dalla Confederazione per sostenere l'agricoltura svizzera. In assenza di un erede, il rischio di chiusura è concreto, una perdita per l'intera valle. Ciao Cristiane. Ciao. Ciao, tutto bene? Sì, vado tutto a prendere bene. Poi arrivo. Sì, sì, vai pure, vai pure. Va bene. Io ci sono. C'è già l'aglio orsino e il feta alla capretta. Allora, benissimo. Ha fatto un rinfresco, cos'era? L'anno scorso erano i 30 anni. Quando i 20 anni di capa. Sì, sì, i 20 anni di capa. Ha fatto di quelle cose, sai che l'aperitivo tutto a base dei suoi prodotti, eh? No, ma veramente... sì, era stato... una bellissima festa. Sono passata con la mia mamma. Ah. Siamo passati perché andavamo su in valle, abbiamo visto, ma questa gente, cos'è tutta questa gente? Ci siamo fermati. Sì, sì, erano 20 anni capra contenta. Sì, 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 buonissima, sì, sì. Tutto, brava, brava. Dal self-service per la vendita diretta al caseificio. In questi 20 anni la coppia ha creato quasi dal nulla un piccolo gioiello. L'azienda va avanti anche grazie all'aiuto di alcuni volontari, ma complici gli acciacchi di Adriano, il grosso del lavoro è sulle spalle di Cristiane. Mi aiuti sempre ancora con le balle del fieno? Sì, tiro giù, ma non dovrei. Tiro giù però mi attrezzo. L'uncino per tirarle qua e il carrello le alzo, le getto sopra, le getto giù. Quelle un po' meno pesanti, cioè, perché pesano 40 kg quasi. E non c'ho più quella forza di prenderli come una volta, li prendevo poi mi gettavo sopra. Adesso mi devo arrangiare un po'. Insomma, l'età avanza e il tempo stringe. Urge trovare qualcuno disposto a riprendere l'affitto di terreni e proprietà agricole e a rilevare l'inventario. Capre e macchinari comprati dalla coppia nel corso degli anni. Penso fra 3 anni più o meno di smettere. Spero tanto che arriva qualcuno giovane che ha voglia, che ha la stessa passione, che ha il coraggio di iniziare, di riprendere l'attività. Sarebbe bellissimo e io sono abbastanza sicura che riesco poi anche a mollare. E di cosa sono anche contenta che anche una piccola azienda come la mia sta in piedi finanziariamente. Perché si pensa sempre, oh, è duro di vivere così, ma io penso anche che è duro di vivere su una grande azienda e di fare questi grandi investimenti, avere i debiti, e invece un'azienda come la mia, così piccola, non abbiamo fatto grandi investimenti. Cristiane solleva un problema concreto, perché per rilevare una grande azienda di pianura servono cifre importanti, superiori al 1.000.000 franchi, mentre per quelle piccole possono bastare 100-200.000 franchi. Ragionamenti che non sembrano bastare per rallentare la perdita di aziende agricole nelle zone di montagna. Io in questi 20 anni ho visto già sparire diversi prati che sono scomodi di sfalciare. Qua in valle ci sono diverse piccole aziende con una situazione simile. Ci sono già alcuni che nei prossimi 10 anni, diciamo, smetteranno e non si sa cosa segue e se c'è qualcuno che vuole ancora fare. Un futuro incerto, quello disegnato da Cristiane, e le statistiche lo confermano. Negli ultimi 20 anni in Ticino siamo passati dalle 1.508 aziende del 2000 alle 1.059 di oggi, una diminuzione del 30%.
Nel contempo, la superficie agricola di ogni azienda è cresciuta da 9,4 ettari a 13,1, perché parte dei terreni sono stati assorbiti dalle aziende più grandi. Aziende piccole senza successori come Capra Contenta sono sempre più a rischio? Il capo della sezione agricoltura del cantone, Loris Ferrari, non nasconde il problema. Il futuro di queste aziende è un po' più incerto per vari motivi. Diciamo innanzitutto il profilo di chi vorrà riprendere questa azienda deve essere un allevatore che ha più competenze, perché si tratta di tenere delle capre, di saper trasformare il latte, di saper vendere i prodotti, tutto in una scala molto piccola, quindi molto impegnativa. Per quanto riguarda invece la situazione globale di queste aziende, sappiamo che sono molto molto legate alla natura, sappiamo che negli ultimi anni, oltre alle difficoltà che ci sono già per natura, è subentrato anche la pressione dei grandi predatori, quindi che crea veramente una situazione di stress per questi allevatori e di rischio elevato. Il rischio che chiudano c'è quindi? Certo, certo. Sarebbe molto peccato, perché andiamo a perdere dei comparti di territorio che sono molto interessanti dal lato della biodiversità, andiamo a perdere comunque delle fonti economiche di nicchia che appartengono alle periferie, al nostro tessuto montano, e quindi è sicuramente una perdita importante. Corteglia, nel Mendrisiotto. Un'azienda vitivinicola fondata nel 1985. Per papà Mauro si avvicina il momento della pensione e ha deciso di cedere l'attività al figlio Lucio. Un'operazione complessa anche quando ci sono eredi in famiglia. Luca Pedimina è il responsabile del servizio consulenza agricola del cantone. Per conto del DFE accompagna i contadini nel difficile momento della successione. L'idea nostra era da proporre una donazione mista, cioè utilizzare le fonti da finanziamento che siamo in grado da offrire, un credito agricolo per l'avvicendamento, aiuto iniziale senza interessi, in credito della Confederazione, e un contributo cantonale a favore dei giovani che riprendono un'azienda per poter acquistare gli elementi del papà. Questa situazione mi permette logicamente al papà di recuperare una parte dal capitale che l'ha investito in anni alla proprietà, che è in fondo la sua cassa pensione, e rispettivamente anche ad avere una quota da indennità per poter regolare il tuo fratello che non riprende l'azienda familiare. Per riprendere l'azienda, Lucio deve contrarre un debito senza interessi, rimborsabile in 14 anni. Soldi che verranno versati al padre, che lasciata l'azienda non avrebbe più un reddito, e in parte al fratello per questioni ereditarie. Vediamo nel dettaglio i finanziamenti che lo Stato mette a disposizione delle famiglie per facilitare la successione. Si tratta di due strumenti puntuali. Il credito agricolo aiuto iniziale è riservato ai giovani qualificati, come è il caso di Lucio, che non superano i 35 anni di età. È un credito federale ed è stabilito in base alle dimensioni aziendali. Quindi varia a seconda delle dimensioni dell'azienda e della tipologia dell'azienda. Il contributo invece cantonale che si affianca all'aiuto iniziale, un contributo di avvicendamento generazionale, per la famiglia corrisponde a un 30% massimo del credito che viene stanziato dalla Confederazione. Sostegni economici importanti che evitano a chi subentra di chiedere prestiti onerosi alle banche. Lucio può iniziare mentre il papà recupera ciò che ha costruito in 30 anni di lavoro fra i vigneti. Per fortuna ci sono questi crediti che aiutano dei giovani, perché altrimenti si rischiano di perdere realtà nel nostro cantone, viticoltura ma anche agricoltura, che ecco, penso che ci siano globalmente sempre meno giovani interessati. È bello secondo me se si riescono ad aiutare un po', per non dico incentivare ma almeno rendere meno doloroso il passaggio. Bravo. Aspetta, aspetta.
Mi ha chiamato il proprietario nel dicembre del 2019 chiedendomi se ero interessato a rilevare l'azienda e gli ho risposto subito di sì senza pensarci e ho cominciato l'avventura nel marzo del 2020. Come percorso ho fatto l'apprendistato a Mezzana di 3 anni in un'azienda agricola sempre nella media leventina e ho lavorato nella medesima azienda fino al 2019. Lavorare sotto padrone si lavorava sempre comunque 12 ore al giorno e finché per te lavoro anche 14, ma tutti i giorni per gli altri dopo un po' cominciava a pesare. Questa azienda rischiava di chiudere perché il proprietario non voleva più andare avanti, non c'era più un ricambio generazionale. Catto, in Alta Leventina. Filippo Butti, 28 anni, è un caso più unico che raro. Se i giovani che riprendono l'azienda agricola in famiglia sono sempre di meno, per chi non è di estrazione contadina, l'impresa è ancora più difficile. Filippo ci è riuscito e lo scorso anno ha rilevato l'inventario di questa fattoria. 30 ettari di terreno, 16 mucche da latte, allevate con rispetto. La filosofia d'allevamento non è elevata, nel senso non mi interessano le mucche da latte con 8-9 mila chili, ma mi interessano che la mucca fa i suoi 5-6 mila chili, che viene il meno possibile il veterinario e devo riuscire a arrangiarmi col foraggio che ho in stalla. Un'azienda che si salva, un futuro che si disegna. Assieme alla compagna, anch'essa di Catto, Filippo ha avviato un negozio di vendita diretta, ricavato nella vicina fattoria dei genitori di Jody. Sai che metti in fondo? Abbiamo pensato di aprire questo self-service perché qua nei pressi, nelle vicinanze non ce ne sono. Quindi abbiamo detto perché no, abbiamo comunque i prodotti, ne vendiamo e possiamo esibire. Abbiamo il locale. Abbiamo già un certo giro di gente che comunque viene a prenderci il formaggio e ci conosce e quindi abbiamo detto proviamo. Penso che la gente del paese apprezza che delle coppie giovani, della gente giovane venga a abitare da noi, su queste parti, perché comunque i paesi stanno andando morendo qua. Catto Lurengo, pochissima gente, anche qua nei dintorni, è peccato perché sono bellissimi posti. I figli di agricoltori non vanno avanti o sono ancora troppo piccoli. C'è dentro un buco di ricambio. Per chi non è contadino, che non ha una famiglia contadina, cominciare proprio da zero, che ti cerchi i tuoi terreni senza un'azienda, già con terreni, è difficile. A Mezzana, che abbiamo cominciato assieme dai 3 anni, mi pare che eravamo in 8, che non avevamo azienda, eravamo in 3 o 4, ma penso che sono quasi l'unico, se non mi sbaglio, che è riuscito a rilevare un'azienda. Un'impresa che Filippo sta portando a termine con l'appoggio del servizio consulenza agricola in 2 tappe. Per prima cosa si è trattato di trovare i soldi per rilevare l'inventario e di firmare un contratto d'affitto di 6 anni con il vecchio proprietario. In seguito si passerà all'acquisto. Dal cantone ho ricevuto 70.000 franchi a fondo perso, che comunque sì, per cominciare sono una bella fetta. Quei 70.000 franchi sono stati comunque importanti perché l'inventario era sui 200.000 franchi, dopo ho ricevuto una fetta dalla Confederazione, quella da restituire però chiaramente fanno sempre comodo all'inizio. 200.000 franchi per incominciare, soldi che questo giovane ha ricevuto in prestito dallo Stato, che prima di allargare i cordoni della borsa ha chiesto però garanzie al contadino, un ostacolo che Filippo ha potuto superare chiedendo aiuto a mamma e papà. Sono stata contenta per lui perché realizzava il suo sogno, da una parte, e dall'altra comunque un po' preoccupata perché era un passo comunque importante con un grande investimento.
Noi ci siamo fatti garanti con una fideiussione per 140.000 franchi, altrimenti lui non avrebbe potuto iniziare la sua avventura. Praticamente la nostra garanzia è la nostra casa. Per noi era importante vederlo sereno, realizzato e contento. Lui scriveva le lettere a Gesù Bambino perché desiderava avere degli asini, delle caprette, e adesso finalmente può realizzarlo. Una volta risarcito il debito, fra 6 anni Filippo potrà procedere all'acquisto vero e proprio, facendo capo ad altre forme di finanziamento. Un sogno che senza le garanzie economiche dei genitori sarebbe rimasto nel cassetto, con il rischio di vedere sparire un'altra azienda di montagna. Cosa succede quando chiude un'azienda? O qualcuno va avanti o un'altra azienda diventa più grande. Le cose sono due. Terreni interessanti in montagna vanno a ruba. E chiaramente se uno deve assorbire i terreni di un'altra azienda, sceglie i più comodi. Quelli pascoli o prati da sfalciare più in pendenza verranno abbandonati, penso. Un problema, quello sollevato da Filippo, presente in tutta la Svizzera. Trovare chi subentra non è scontato, soprattutto quando un'azienda è piccola e le entrate scarse. Qui siamo a Lutern, nel canton Lucerna. Ti faccio assaggiare il mio mosto. Grazie. Molto buono. Questa è la fattoria. È la vecchia casa di una piccola azienda agricola. In origine erano solo 3 ettari e là c'era un'altra fattoria, anch'essa di 3 ettari. In seguito mio padre ha acquistato entrambe le aziende. Niente male. Quando l'hai rilevata? Io l'ho rilevata nel 2002. Ok. E poi è successo che anche i nostri figli non avevano voglia di andare avanti. Il nostro sportello per la cessione delle fattorie a conduzione familiare esiste dal 2017. L'idea è proprio quella di dare la possibilità a chi desidera accedere a una fattoria e a chi ne cerca una di annunciarsi. Dopodiché noi mettiamo in contatto le persone. Anche per Mario Rampini si avvicina il momento di lasciare. Una realtà piccola, sufficiente per beneficiare dei pagamenti diretti, ma non per ricevere un aiuto iniziale dalla Confederazione. 6 ettari di terreno, 6 mucche da carne, campi di frumento e alberi da frutta garantiscono solo una parte delle entrate alla famiglia. Lui e la moglie hanno un secondo lavoro. L'idea è quella di cedere l'azienda in affitto e per questo Rampini ha chiesto aiuto all'associazione Unione Piccoli Contadini, ponendo alcune condizioni. Per me è importante che le persone che inizieranno qui portino avanti la struttura di una piccola azienda agricola e che non facciano, ad esempio, solo pascoli per gli animali, tralasciando tutto il resto, o che arrivino con i trattori e costruiscano i silos. Io ho scelto di mandare avanti la tradizione di un'agricoltura diversificata. Vedo molte persone che desiderano inserirsi in una piccola azienda agricola del genere, ma non ne hanno la possibilità. E perché non ce l'hanno? Perché tutte queste piccole aziende finiscono nelle mani di chi è grande, in grado di comprarle facilmente, e così diventa ancora più grande. Dal mio punto di vista, questa tendenza non va bene. Di cedere i terreni più grandi non se ne parla. Tuttavia, trovare un successore pronto ad abbracciare una filosofia che garantisce un reddito limitato non sarà semplice. Come in Ticino, anche nel resto della Svizzera le aziende piccole chiudono e i terreni vengono assorbiti da quelle grandi, più moderne e funzionali.
Ci sono circa 500 aziende all'anno in tutta la Svizzera che chiudono i battenti. Questo corrisponde a più di una chiusura al giorno. Allo stesso tempo, come in Ticino, le aziende che restano sono sempre più grandi. Quindi nei prossimi anni la taglia delle aziende aumenterà ancora del 30%. Nel 1980 eravamo attorno agli 11 ettari, mentre attualmente siamo attorno ai 20 ettari. Per Rampini lasciare la propria abitazione vicina alla stalla non è un problema. Una disponibilità tutt'altro che scontata, che potrebbe facilitare la successione. Oggi abbiamo 150 potenziali acquirenti iscritti alla nostra associazione e 35 aziende che desiderano vendere. Se il numero continua ad aumentare, il rapporto resta lo stesso e vediamo che c'è una grande domanda. Abbiamo molte famiglie, coppie che cercano delle piccole e medie aziende, anche perché rispetto alle grandi sono finanziariamente più abbordabili e anche il carico di lavoro è più sostenibile. Ritroviamo Cristiane e Adriano sui monti di Riei sopra Verscio, il secondo cuore dell'azienda Capra Contenta, dove trascorrono 7 mesi all'anno, tenendo puliti 13 ettari di pascoli. Anche loro si sono rivolti allo sportello dell'Unione Piccoli Contadini per trovare un successore. Queste fotografie illustrano bene il grande lavoro che ha animato i fondatori di Capra Contenta e di cui beneficerà chi subentra. Siamo stati 21 anni meno di adesso, vuol dire io 41 e il mio compagno 13 anni in più. Prima abbiamo montato tutto a mano, finché non potevo più dal male. Mangiare 60 capre tutti i giorni due volte è duro. Era un grande lavoro, stante mungitura. Abbiamo dovuto terrazzare tutto il terreno, non c'era questo piano, e abbiamo fatto lì all'altra parte una rampa per andare direttamente col carrello, col latte, direttamente in caseificio. E posso arrivare adesso col carrello fino alla caldaia, è comodissimo. In 20 anni quanti urta che avete dentro da lavoro? Inimmaginabile, per me è quanti urta. Come il caseificio, di fare il caseificio, drizzare i muri per poter mettere i piastrelli. Dopo mi drizzavi i muri e facevi i tagli delle piastrelle. E la Cristiane, lei la metteva qui, la faceva la posa. Poi un po' da tutto, perché come canaglia era mia, di metterli. E chi era su mici da sassi, di liquidarle, facevo i muretti in sì per poter passare un po' che sei bene la roba. E poi tra me e lei impeggiò il pavimento qui, perché chi altrimenti pioveva che era giù alta. Il terreno ormai non una segaia, doveva giù come il terreno lì, piste bianco che è, la falciatrice, tagliai i rovite, caghera dentro e peras e tutto. Sì, sì, chi ne vai da lavoro, porco cane, beh. Dove non c'era nulla, oggi c'è un'azienda funzionale, pronta ad accogliere dei nuovi proprietari. Un'eredità preziosa che Cristiane spera di cedere a dei giovani affinché tutto non vada perso. Se trovo qualcuno che prende l'azienda in mano, io sarei pronta di aiutare con la mia esperienza quando è chiesto. C'è da imparare come si fa il formaggio, è proprio quel prodotto che vendiamo noi, che è anche conosciuto sotto il nostro nome, Capra Contenta. C'è da imparare di gestire il gregge qua in questa zona. Sembra per qualcuno di fuori ancora scomodo, però per noi è adesso diventato molto comodo e io direi quasi che chi arriva si può sedere in un nido già fatto. Buonasera, Omar Pedrini, benvenuto a Falò.
Buonasera. Mi permetta di iniziare con un tocco romantico, poi parleremo delle difficoltà e dei problemi emersi nel servizio, perché mi sembra di vedere, prima ancora della fatica e delle difficoltà, l'amore per il vostro mestiere. Oggi fare il contadino senza passione è impossibile. Ma credo che come tutte le professioni sia impossibile, ma nel nostro lavoro, specialmente dove ci sono animali, l'impegno è talmente tanto che se non c'è un fuoco dentro che ti dà la voglia di portarlo avanti, non riesci a farlo. Passiamo ai dati statistici. Li abbiamo visto negli ultimi 20 anni, il numero di aziende è diminuito del 30% in Ticino, in linea più o meno con il resto della Svizzera. Questo vuol dire che anche la superficie coltivata è diminuita, anche i capi di bestiame sono diminuiti? Allora, le aziende sono diminuite del 30%, la superficie coltivata è sì diminuita, ma non del 30%. Per i capi di bestiame, se pensiamo alle vacche da latte, siamo vicini a questo numero, ma non perché le terre prima destinate alle vacche da latte non sono più coltivate, ma per cambi aziendali su vacche da carne piuttosto che campi coltura o quant'altro. Ma il calo è comunque presente in tutte le statistiche legate all'agricoltura. I primi ad essere abbandonati sono soprattutto i terreni più difficili, diciamo, quelli più discosti. Ma non per forza i terreni più discosti, ma quelle realtà aziendali piccole che non permettono determinati comfort, come può essere il permettersi un operaio per garantirsi qualche giornata di libero, per poter ogni tanto tirare il fiato, e che non garantiscono una redditività tale da vivere dignitosamente. Ecco. Questo quali conseguenze ha sul paesaggio, sul territorio, anche sulla società? Ma sul paesaggio a livello ticinese è lì da vedere. Oggi come oggi abbiamo il 54% della superficie cantonale coperta da boschi. Se in parte sono boschi voluti per scopi di protezione, in parte sono boschi che sono avanzati per l'abbandono dell'agricoltura di montagna. Senta, abbiamo visto che rilevare un'azienda agricola è anche e soprattutto una questione di soldi. Ci sono gli aiuti federali, gli aiuti cantonali, però non bastano, bisogna indebitarsi. Ecco, questo è un freno per i giovani che vogliono iniziare oggi. Ma il freno non è dato tanto dall'investimento iniziale, non è il ritirare l'azienda, ma è il reddito che poi mi darà questa azienda. Oggi come oggi il mercato agricolo è messo sotto pressione da prezzi non corretti, non giusti, se penso specialmente al settore lattiero. Dunque chi deve fare degli investimenti ci pensa bene. Grazie agli aiuti statali si ha la possibilità di rilevare le aziende con delle condizioni meno pesanti. Resta comunque una parte di autofinanziamento necessaria che, se non è un trapasso all'interno della famiglia, è difficile da trovare. Lei è uno di quelli che non ha la famiglia contadina alle spalle, ha deciso di farlo. Ecco, come ha fatto, come sta facendo a sopravvivere e a renderla redditizia, se ci vuole dire un po', raccontare la sua esperienza personale. Ma la mia esperienza personale è nata dalla conoscenza di questa persona che voleva smettere l'attività, che conoscevo già, era il vicino dell'azienda dove lavoravo. Parlando si è entrati nel discorso, lui voleva smettere e si è iniziato a mettere sul tavolo le varie opzioni. Prima di parlare della parte finanziaria si è iniziato a capire se veramente c'era la volontà di smettere o meno, si è parlato di cogestione, di affitto, poi tutta una serie di situazioni hanno portato a un acquisto da subito dell'azienda, e se siamo riusciti a portare a casa l'affare, dobbiamo comunque dire grazie all'ufficio della consulenza con la persona di Luca Pedimina che abbiamo visto nel servizio, grazie a lui che è stato capace di mettere in piedi un piano finanziario che potesse garantire l'ottenimento del finanziamento e alla famiglia, perché comunque la mia famiglia ha dovuto farsi garante, come detto anche da Filippo nel servizio, per la parte che purtroppo non è coperta, perché in agricoltura, va detto, spesso e volentieri si dice una stalla di 1 milione,
quella stalla è stata sì anche finanziata da soldi pubblici, ma una stalla da 1 milione ha un valore a livello di limite di aggravio, cioè quello che la banca ti dà come ipoteca, magari di 250.000 franchi. E queste sono tutte difficoltà create dalla poca redditività del settore agricolo. Se il latte valesse 5 franchi al litro, probabilmente la mia stalla potrebbe essere ipotecata per il 100% del suo valore. Certo, ne parleremo più approfonditamente dopo il secondo servizio, certo. Senta, ma oggi è un lavoro faticoso, difficile, lo sappiamo, ci racconterà magari gli orari, ma penso che li conosciamo tutti, il 7 giorni su 7, non dico 365 giorni all'anno quasi, cioè è un lavoro veramente duro. C'è ancora interesse nei giovani? Ma c'è stato forse un periodo dove c'è stato un attimo un buco. Oggi come oggi vedo molti giovani che sono in procinto di iniziare l'apprendistato come agricoltore. Questo è sicuramente un dato positivo. Questi giovani poi danno segnali di volere un'agricoltura vera, l'agricoltura produttiva, corretta, rispettosa delle regole, ma produttiva, dunque il vero nostro compito. Sul faticoso o meno del nostro lavoro, come dicevamo in entrata, se hai la passione, metà della fatica l'hai già superata. È chiaro che tutti dobbiamo fare la nostra parte, noi dobbiamo seguire la politica agricola e quella che farà in modo che più o meno persone si interessino all'agricoltura o vogliano continuare questo percorso. Sicuramente ci sono tipologie di aziende che purtroppo saranno destinate a scomparire, le aziende grandi prendono pian pianino sempre più piede, ma ritengo che il modello giusto di azienda a livello svizzero sia comunque l'azienda di media dimensione, che oggi come oggi la media delle aziende svizzere si aggira attorno ai 20-30 capi bovini con un 35-40 ettari di terreno da lavorare. Lei ne ha accennato appunto al prezzo del latte, alla redditività del vostro lavoro, cioè l'altro grande tema appunto che è questo, e si collega anche ai margini di guadagno della grande distribuzione sui prodotti agricoli svizzeri, un tema delicato, l'abbiamo detto, su cui c'è poca trasparenza, ma da quando alcuni dati sono stati rubati, sono finiti sul darknet, si è avuta qualche informazione in più, ma cerchiamo di capirne di più con il servizio dei colleghi Romandi e poi torniamo a parlarne in studio. Buongiorno. 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 Lei vive grazie al latte? Vive bene? Vive bien. No, si sopravvive. Devo fare altri lavori per cavarmela. Fare un sacco di sacrifici. Se dovessi vivere soltanto grazie al latte, sarei morto da un pezzo. Ha calcolato quanto la pagano all'ora per produrre il suo latte? Non oso calcolarlo. Se dovessi farlo, smetterei subito. Per anni ho guadagnato meno di 10 franchi all'ora. La sveglia suona alle 5 del mattino. Alle 5 e un quarto sono in stalla e non vado a letto prima delle 11 di notte. Sul prezzo del latte i contadini sono abituati a lamentarsi mentre la grande distribuzione tace. Grande distribuzione e mondo contadino. Una strana coppia, inseparabile. Pour moi et pour toi. Nous donnons tout pour les produits régionaux. In Svizzera il panorama della distribuzione è dominato da due giganti, Coop e Migros. E i contadini non sono i soli a dipendere da loro. Coop e Migros, che spazio occupano in percentuale in Svizzera? Nella grande distribuzione? Sì, nella distribuzione alimentare. In Svizzera è enorme. In più Migros ha comprato Denner, direi il 70%. 80%. Che impatto può avere sui consumatori? I prezzi, fanno i prezzi. Perché? Se hanno l'80% saranno loro a decidere.
Perciò devono dirci quali sono i loro margini di guadagno. Da molto tempo la trasparenza dei prezzi è reclamata a gran voce. Conoscere la ripartizione dei prezzi permetterebbe ai contadini di negoziare meglio il prezzo del latte. Abbiamo chiesto a Coop e Migros quali siano i loro margini di guadagno. Ci hanno risposto per iscritto. La loro sedia rimarrà vuota. Dobbiamo declinare il vostro invito a realizzare un'intervista filmata. Vi preghiamo di capire la nostra decisione di non rilasciare un'intervista. Tuttavia, grazie a un furto di dati, una parte del segreto è stata svelata. I margini della grande distribuzione su alcuni prodotti lattiero-caseari, prodotti dalle nostre mucche, sono diventati pubblici. Quando ho visto i loro margini, mi ha sorpreso. Anche se da molto tempo sapevo che Migros e Coop sono gli assassini dell'agricoltura svizzera. Perché quando vado nei loro negozi, d'altronde è un po' che non ci entro, e comparo il prezzo che ci pagano con quello di vendita, mi viene voglia di distruggere tutto. Coop, pour moi et pour toi. Questo contadino sembra nutrire un vecchio rancore. Ha ragione di essere così arrabbiato con la grande distribuzione? Partiamo dall'inizio. Ogni giorno mezzo milione di mucche produce 10 milioni di buon latte svizzero. E i prodotti fabbricati con il latte, formaggio, yogurt, burro, cioccolata, rappresentano un pezzo del nostro paesaggio. La promessa di un mondo idilliaco, la Swissness, sbandierata dalla grande distribuzione. I prodotti svizzeri sono una priorità assoluta di Coop. Per Migros, la Swissness è un fattore identitario e importante. La Swissness, un valore ripetuto milioni di volte sugli imballaggi. Ma veniamo alla domanda centrale della nostra inchiesta. Se un prodotto svizzero è un po' più caro, chi dovrebbe beneficiarne? Il sovrappiù? Spero che vada al contadino. Al contadino? La pensa così? Sì, perché è lui che fa il grosso del lavoro. È lui che produce il latte e la materia prima. È giusto che sia il contadino svizzero ad approfittarne. Ma anche Migros è svizzera. Sì, ma anche lei ha il suo guadagno, che si ripercuote sui prodotti di base, sempre. E cosa sarebbe giusto? Poter vivere del proprio lavoro senza piangere miseria tutto il tempo. Tuttavia, il contadino non è il solo a voler vivere grazie al latte delle mucche. E qui sta il problema, perché la filiera del latte è composta da 4 grandi attori. Il contadino che produce, i trasformatori che creano i prodotti caseari o lattieri, la distribuzione, essenzialmente Coop e Migros, e noi, i consumatori. Tutti vogliono nutrirsi dalla stessa mammella. Ma c'è chi non ci riesce. Prendiamo i contadini produttori, ad esempio. In meno di 20 anni il loro numero in Svizzera si è dimezzato. Una scomparsa legata principalmente al calo del prezzo del latte. Come vedremo, per sopravvivere il contadino deve contare sui pagamenti diretti, i soldi dello Stato. Nel Canton Giura, Bertrand Moutet porta avanti una produzione tradizionale. Oggi è letteralmente nella cacca. Gli portiamo una Tom Vodese, emblema della Swissness. Basterà a fargli tornare il sorriso? La qualità è svizzera, ma il prezzo dov'è? La qualità svizzera, d'accordo, ma se vogliono la qualità, devono pagarcela. Perché se continuiamo di questo passo, non ci sarà più un marchio svizzero.
Negli ultimi 30 anni, salvo qualche rimbalzo, il prezzo del latte pagato ai contadini è costantemente diminuito. È sceso da oltre un franco a 50 centesimi al litro, per risalire leggermente di recente. Nello stesso periodo, il prezzo del cartone di latte è rimasto grosso modo lo stesso. Ciò che mi indigna di più è che i consumatori non hanno mai beneficiato di questa diminuzione. Perché nei periodi di sovrapproduzione di latte, quando ce lo pagavano meno, il prezzo in negozio si è abbassato di poco. Niente in confronto a quanto ce lo abbassavano a noi contadini. Dunque, ok, ci abbassate il prezzo del latte. E allora anche il consumatore deve beneficiarne. Mi dica, chi si è messo in tasca i soldi? Expliquez-moi chi c'è qui si mette dalla poche. Già, dove sono finiti i soldi del latte negli ultimi 30 anni? Il direttore dei produttori svizzeri conosce il mercato come nessuno. Ha una risposta? Ciò che conosciamo perfettamente è il prezzo pagato ai produttori e il prezzo pagato dai consumatori. Ma fra i due c'è il vuoto. C'è uno scarto che continua a crescere. Sappiamo solo quanto hanno ricevuto i contadini e quanto hanno speso i consumatori. Sappiamo anche che il prezzo pagato ai contadini è diminuito prima di aumentare leggermente. Ma su come è avvenuta la ripartizione nel mezzo, lo sa solo Dio. Noi non ne sappiamo nulla. Ebbene, in parte il mistero è stato svelato nel giugno del 2022, grazie a dei documenti hackerati dal server di un trasformatore. Documenti finiti in mano alla Federazione Romanda dei Consumatori e alle redazioni di Heidi News e del quotidiano Letton. Si tratta di documenti pubblicati da un gruppo di hacker russi appartenenti alle Latterie Riunite e poi ritrovati sul Darknet. Le Latterie Riunite non si esprimono. I documenti hackerati riguardano migliaia di transazioni con la grande distribuzione. Li abbiamo consultati. I dati sono di grande interesse pubblico. Per la prima volta, la differenza fra il prezzo d'acquisto pagato ai trasformatori e il prezzo di vendita in negozio è venuta alla luce. Misurata su decine di prodotti lavorati dalle Latterie Riunite, questa differenza, con un tasso di margine lordo, era la seguente. Aligro, più 35% di margine, Manor, più 34%. Mentre, sorpresa, si sale al 57% di Coop e al 46% di Migros. I due giganti non confermano queste cifre, ma non le contestano. I margini lordi non hanno nessun significato perché non tengono conto dei costi effettivi, come le promozioni, la logistica e il personale. Nel 2021 la Coop ha realizzato un utile dell'1,8%. La missione di Migros non è massimizzare gli utili, ma reinvestire in posti di lavoro, nella società e nella cultura. Il margine reale di Migros è del 2,3%. Margini netti vicini al 2%, con utili per circa 500 milioni di franchi all'anno, è il risultato d'insieme di Migros e Coop. Ma il latte è un prodotto particolare. Questa materia prima nasce dal lavoro quotidiano di uomini e animali. Il latte modella per certi versi il nostro paesaggio. Conoscere la ripartizione della ricchezza all'interno della filiera consentirebbe forse di capire il senso di ingiustizia espresso dal contadino. Prendiamo ad esempio una Tom Vodese. I documenti hackerati consentono di chiarire il volto nascosto di questo prodotto locale. Questo formaggio viene venduto sia da Coop che da Migros. In questo caso, i due grandi distributori devono assumersi i costi di produzione per venderlo? No, né Coop né Migros, perché viene consegnato, imballato ed etichettato. È il trasformatore che fa tutto il lavoro e che lo consegna già imballato e con il prezzo. E i documenti segreti svelano il margine lordo di Coop e Migros su questo prodotto specifico? Sì, certamente. Quando parliamo di margine lordo, parliamo della differenza fra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita. La Coop in tasca il 68% e la Migros il 67%. Su questa Tom? Sì.
Vediamo come si compone il prezzo della nostra Tom. Per un formaggio di 100 grammi serve un litro di latte pagato al contadino 65 centesimi. Poi le latterie riunite confezionano il formaggio venduto a 1 franco e 23 centesimi a Migros e 1 franco e 37 a Coop. Migros ha un prezzo migliore perché garantisce la consegna. Quindi la Tom è venduta a 2 franchi e 10 da Migros e a 2,35 da Coop. La differenza rispetto al prezzo d'acquisto è evidente. Più 67% per Migros, più 68% per Coop. Si tratta di margini più alti rispetto alla media dei prodotti analizzati. Un'eccezione? Vista la mancanza di trasparenza in Svizzera, impossibile saperlo. Presentiamo i dati al presidente dell'Osservatorio francese per la formazione dei prezzi. In Francia la trasparenza è iscritta nella legge. In Francia, quando un margine di guadagno è considerato abusivo? Globalmente, secondo i nostri calcoli, per quanto riguarda i margini della grande distribuzione, in particolare nel settore lattiero, varia da prodotto a prodotto, ma direi fra il 20 e il 30%. Se le dicessi che su questa Tom il margine lordo di Migros e Coop è del 68%, cosa si può concludere rispetto alla filiera del latte in Svizzera e sui rapporti di forza dei diversi attori all'interno della filiera? Che cosa vuol dire? Senta, le parlo da economista. Significa semplicemente che avete un duopolio dominante su questo prodotto. Il problema è che da un punto di vista puramente statistico, lei non può prendere un unico prodotto per farne una regola generale. Il vostro campione è relativamente debole. Ma è anche vero che intuitivamente un margine lordo del 68% è assolutamente eccessivo. È al limite della decenza. Le ripeto quanto detto. L'industria lattiera francese, che non è fra le più tenere, ha un margine lordo che si situa fra il 25 e il 30%. E con questo è tutto. Ricordiamoci che Coop e Migros rappresentano l'80% del settore alimentare della grande distribuzione in Svizzera, ma sui margini di guadagno non si esprimono. Come ogni impresa commerciale, Migros non comunica i suoi margini di guadagno. La concorrenza è feroce e non potremmo permetterci dei margini superiori al necessario. Per principio, Coop non commenta i prezzi d'acquisto. Comunque sia, le cifre relative alla nostra Tom non riporteranno il sorriso né ai consumatori né ai contadini. Qui siamo da Maurice Trebu, produttore di latte e gran consigliere vodese. Anche lui è scioccato dai margini realizzati dalla vendita della nostra Tom. Ogni giorno la cooperativa di cui fa parte consegna il latte alle latterie riunite di Ginevra. È dunque un po' del suo latte che tiene in mano. Conosceva la pressione sui prezzi esercitata da Coop e Migros, ma non fino a questo punto. A questo livello, 67%, bisognava battere i pugni dicendo: adesso non ve lo vendiamo più, dovete rispettarci, siamo una cooperativa e dobbiamo rispettare i nostri soci, ai quali facciamo fatica a pagare il latte. Il problema è che ci sono solo due grandi distributori, mentre ne servirebbero 4 o 5 per creare una vera concorrenza. Le cose andrebbero meglio. Mi scusi, però in Svizzera siete 18.000 produttori, c'è qualche trasformatore e poi avete di fronte la grande distribuzione rappresentata da Coop e Migros. 18.000 contro 2, non dovreste essere più forti? Penso che facciamo fatica non a unirci, ma a coordinarci, a coordinare le nostre rivendicazioni. Negoziare con chi è più forte. Per i contadini avviene qui, nella seduta dell'interprofessione del latte. Eccezionalmente ci hanno concesso di filmare l'entrata. In sala, i rappresentanti dei contadini, dei trasformatori e della grande distribuzione. In Svizzera c'è la pace del lavoro. Ci sarà anche la pace del latte?
Il settore del latte si riunisce per evitare metodi da far west, dove soltanto il più grande vince. Per questo il settore si è riunito e ha creato nel 2009 l'interprofessione del latte, per fissare delle regole e mettere un po' d'ordine nel mercato del latte svizzero. Un po' d'ordine e un buon reddito per tutti è lo scopo dell'interprofessione del latte. A destra i 10 rappresentanti dell'industria lattiera e della distribuzione. Per loro, più basso sarà il prezzo del latte, migliori saranno gli affari. Di fronte, i 10 rappresentanti dei 18.000 contadini produttori di latte, che difendono il principio di un prezzo elevato. Quel giorno, per la prima volta, verranno rivelati e discussi i margini di guadagno della grande distribuzione. Fra i contadini, Mireille Hirt è la sola rappresentante romanda. Ci ricorda i rapporti di forza presenti. Ecco, lì c'è il signor Marc Muntwiller della Coop e al suo fianco il rappresentante di Aldi. Sbaglio o sembrano più tesi dei contadini? Forse sì, non so di cosa abbiano discusso prima, ma c'era questa questione, me ne avranno parlato. Cioè? Dei margini, era in agenda, quindi ne avranno parlato. Può dirci cosa vi ha detto il rappresentante della Coop? No, non possiamo rivelare il contenuto delle discussioni. Non ne sapremo di più. Il tema dei margini di guadagno è tabù. Chiedo cortesemente alla televisione di lasciare la sala. D'accordo, grazie per l'accoglienza. Soffermiamoci ancora sulla composizione dell'interprofessione, dove vengono negoziate le entrate dei contadini e anche dell'industria. Un po' come avviene nei negoziati sui salari fra padronato e sindacati. Ma qui il negoziato è sbilanciato. Certo, ci sono 10 rappresentanti per parte, ma fra i contadini alcuni hanno un doppio ruolo, come se un sindacalista fosse anche un membro del padronato. Pirminfuhrer, per esempio, rappresenta anche la maggioranza degli azionisti di Emmi, una multinazionale del latte. E fra i contadini c'è anche un rappresentante di Are Milk, un pool di produttori acquistati da Migros. Quanto a Mireille Hirt, non è totalmente pulita neanche lei. Ha avuto la franchezza di ammetterlo. Siede nel consiglio d'amministrazione di un grande trasformatore, Cremaux. Ma allora lei chi rappresenta? Rappresento i produttori diretti di Cremaux. Dunque tutti i produttori che consegnano il latte direttamente a Cremaux. Io li rappresento. Quindi lei difende anche il punto di vista di Cremaux, visto che fa parte del consiglio d'amministrazione del gruppo. È giusto? Sì, è giusto. Ma Cremaux è un trasformatore, rappresenta un settore duro. Non ha nessun interesse che il prezzo del latte sia alto. Mentre lei è lì per difendere un prezzo del latte che accontenti i contadini. Non le sembra, mi scusi, di avere il sedere su due sedie? Excusez-moi l'expression, mais le derrière entre deux chaises. Oui, peut-être quand même un peu, ça c'est vrai, oui. Sì, così è vero. Questo è un po' il dilemma dei produttori diretti. Quando si fa la scelta di consegnare direttamente il latte a un distributore, si è confrontati con questo dilemma. C'est vrai. Ma lei capisce che così le persone che ha di fronte non avranno paura di lei. I distributori, i trasformatori non avranno nessun timore, visto che lei siede nel consiglio d'amministrazione di Cremaux. È una buona domanda, sì. Una buona domanda. Ma io non ho bisogno di fare paura. Io voglio che mi rispettino. L'impressione è che mi rispettino anche perché riesco a vedere i problemi degli altri. Spesso mi dico che questo doppio ruolo è difficile da assumere, ma mi permette anche di allargare il mio punto di vista. Ecco, la metterei così. La vue, faut voir ça un peu de ce côté là. Però è d'accordo, lei ha un doppio ruolo.
Direi di sì. Intanto, ogni tre mesi, l'Interprofessione pubblica un prezzo indicativo del latte pagato ai contadini, salito nel maggio del 2022 a 76 centesimi al litro, mentre i costi di produzione al litro sono di circa 1,20 franco per un'azienda media. Ma non è tutto, perché l'Interprofessione ha messo a punto un altro strumento per influenzare il prezzo del latte, la segmentazione. Due prezzi del latte, A e B, per lo stesso prodotto. Il B si applica a prodotti aperti alla concorrenza, dove il latte è pagato di meno al contadino. Un compromesso per rendere i prodotti lattieri redditizi. Ma redditizi per chi? Signor Trevaux, oggi quanti litri ammonto? Circa 500 litri questa sera. Sa già quanto incasserà per questi 500 litri? No, è piuttosto complicato, perché il prezzo del latte è segmentato in A e B. Per la nostra cooperativa 30% latte B e 70% latte A. Il latte B è pagato meno per rispondere ai bisogni della filiera. Conseguenza, Trevoux sarà pagato meno rispetto al prezzo indicativo negoziato dall'Interprofessione. Facendo una media, quanto le pagheranno il latte al litro? In media, penso che incasseremo circa 65 centesimi al litro per il latte consegnato in centrale. E riesce a vivere solo con le entrate garantite dal latte? No, sarebbe impossibile vivere soltanto grazie alle entrate del latte. Insomma, Trevoux incassa solo 65 centesimi per un litro di latte. Ricapitoliamo. Il prezzo indicato dall'Interprofessione è di 76 centesimi. In Svizzera il costo di produzione al litro è di 1,20 franco e Trevoux riceve poco più della metà. Ricordate, ha prodotto il latte della nostra Tom, venduto da Migros e Coop, con un margine vicino al 70% rispetto al prezzo d'acquisto. Ora Trevoux riceve 65 centesimi al litro, mentre per vivere servirebbe 1,20 franco. Come se la cava? Se la cava grazie alle nostre tasse, attraverso i pagamenti diretti, un sostegno dello Stato approvato dal popolo negli anni 90. Inoltre, la Confederazione versa 15 centesimi per ogni litro di latte trasformato in formaggio, ossia 200 milioni di franchi all'anno iniettati dallo Stato nella filiera. Per il consigliere nazionale Jacques Nicolet, i margini della grande distribuzione sono decisamente problematici. Non rivendichiamo dei prezzi più alti alla vendita. Vorremmo soltanto dei prezzi equilibrati distribuiti su tutta la filiera. Oggi certi industriali ci rinfacciano che ci sono gli aiuti, c'è la Confederazione. È disonesto, perché ci dicono ci sono i soldi della Confederazione per indennizzare i produttori e poi ne approfittano per mettersi in tasca dei margini di guadagno notevoli, per non dire mostruosi, su certi prodotti. La divisione per meglio regnare, la segmentazione per pagare meno e l'opacità per controllare i prezzi. In questo contesto, l'anello più debole è il contadino. Le promesse sbandierate sull'imballaggio del nostro formaggino sembrano essere tradite. E anche il Parlamento comincia a rendersene conto. Dopo la rivelazione dei margini di guadagno della grande distribuzione, un nuovo vento sta forse per soffiare sulla politica agricola svizzera, animata da un bisogno di trasparenza. Il deputato contadino UDC Jacques Nicolet è in prima linea in questa battaglia. Ha depositato una mozione per una maggiore trasparenza nella filiera agricola, che però è stata rifiutata. Pensa di sapere il perché? Penso che stiamo mettendo il dito nella piaga. Nel caso specifico si comincia a capire che certi attori della filiera hanno dei margini elevati a fronte di rischi molto bassi. Il caso della Tom lo dimostra. Ci si rende conto che i consumatori hanno il diritto di sapere, quando comprano una Tom a 2,30 franchi, quale parte va al contadino, quale al trasformatore e quale alla grande distribuzione. E se la grande distribuzione continua a ripetere che i suoi margini non sono eccessivi, allora che ce li mostri?
remunerare meglio i contadini senza penalizzare i consumatori. Anche la rappresentante romanda dei consumatori pensa che sia possibile grazie alla trasparenza sui prezzi. La trasparenza permette di riequilibrare i rapporti di forza, consente al consumatore di sapere dove finiscono i suoi soldi e fa luce sulla formazione del prezzo. Consente di esercitare una forma di pressione dicendo: qui i margini sono troppo alti. Come si giustifica? E così i rapporti di forza si riequilibrano. Se tutto è opaco, la simmetria dell'informazione crea una simmetria nei rapporti di forza. Chi è la vittima principale di questa simmetria? Il consumatore o il contadino? Lo sono entrambi, chiaramente. La trasparenza creerebbe un'alleanza fra consumatori e produttori di fronte alla grande distribuzione. Per raggiungerla è stata lanciata un'iniziativa parlamentare volta a creare un osservatorio dei prezzi come in Francia. In attesa che la politica faccia il suo corso, ai contadini non resta che rassegnarsi. Sì. Se non amassi i miei animali e questa natura che mi circonda, non sarei più al mondo. Per colpa di chi? Per colpa di chi ci sfrutta. Omar Pedrini, siete insomma l'anello debole della catena. Abbiamo sentito delle reazioni forti, anche dovute sicuramente allo sconforto, come quella del contadino giurassiano che ha definito la grande distribuzione addirittura gli assassini dell'agricoltura svizzera. Ecco, lei che tipo di sentimenti prova? Questo sentimento di ingiustizia lo sente? Ma il sentimento di ingiustizia lo sentiamo. In Ticino possiamo dire che addirittura quei prezzi presentati questa sera per il litro di latte ce li sogniamo. Abbiamo una situazione ancora più precaria del resto della Svizzera per tutta una serie di altri fattori. Quello che a me più dà fastidio è che se già devo guadagnare poco del mio prodotto, che questo prodotto almeno sia a disposizione di tutti e non creare dei prezzi che poi fanno ancora una selezione che non tutti possono permetterseli. Perché, come è stato detto, alla fine i perdenti non siamo solo noi, ma sono anche i consumatori che a volte non possono acquistare i prodotti nostri, regionali, nostrani, perché hanno un prezzo troppo alto. L'abbiamo visto nel caso della Tom, appunto. Ma cosa si... cioè, abbiamo visto quello che si sta muovendo a Berna, ma sostanzialmente in che direzione bisogna andare? Che cosa si può fare concretamente, visto che anche una mozione su una maggior trasparenza dei prezzi è stata rifiutata? Ma io credo che il problema sia di lunga data. La grande distribuzione, con anche in parte i trasformatori, sanno che la produzione di latte è cultura in Svizzera. Dunque, tra virgolette, fino ad oggi sono andati tranquilli facendo un po' quello che volevano, perché hanno sempre pensato: tanto in Svizzera si munge, la passione è quella. I tempi stanno un po' cambiando, l'abbandono della produzione di latte c'è, presto in determinati settori è già così, avremo carenza di latte, dunque anche questi equilibri per forza di cose dovranno cambiare, perché non possiamo pensare a un'importazione al 100% dei latticini, ma se continuiamo così non si arriverà a un 100% di importazione, ma il calo di produzione interna si farà sentire ancora di più. Abbiamo dei costi di produzione in continuo aumento, una politica agricola che proprio in questi giorni si sta facendo campagna, che da 20 anni il budget per l'agricoltura è rimasto quello, però i costi sono notevolmente aumentati e dunque non può il prezzo del latte rimanere stagnante o addirittura in certi casi calare a fronte di tutte queste situazioni. D'altra parte però ricevete i contributi diretti. Allora, bisogna fare un attimo una distinzione, perché nel servizio si è parlato di pagamenti diretti, quello che è il contributo per la trasformazione del latte è un contributo per la lavorazione del latte fino a se stesso, il resto dei pagamenti diretti sono dati sulla superficie, dunque indipendentemente da che tipo di animale allevo, che io abbia una vacca da carne o una vacca da latte, il pagamento diretto sulla superficie è uguale. Per il latte ci sono questi 15 centesimi che la Confederazione mette a disposizione per valorizzare il latte. Questi dovrebbero proprio servire per dare a chi produce
formaggi la possibilità di pagare meglio il prezzo del latte al produttore, partendo da un prezzo già dignitoso. Purtroppo questo contributo viene usato per arrivare al minimo della dignità. Diciamo che i contributi diretti permettono di sopravvivere, non permettono certo di vivere meglio, nel senso dovete anche vivere del vostro lavoro, evidentemente. No, poi è sempre un po' quello strumento che a noi, non lo nego, fa comodo, è necessario. La situazione attuale senza pagamenti diretti non si potrebbe gestire un'azienda agricola, salvo qualche piccola eccezione. Abbiamo poi un settore che è l'orticoltura a parte, che però è tutto un altro mondo, dove i pagamenti diretti influiscono in maniera minore. Ma negli altri settori i pagamenti diretti sono essenziali ed è questo che a noi anche in parte dà fastidio. Noi vorremmo poter avere dei prezzi più corretti, poter vivere principalmente della nostra produzione e dipendere meno dai pagamenti diretti, perché i pagamenti diretti sono poi il guinzaglio che ci trascina laddove la politica vuole, e purtroppo ultimamente la politica gioca troppo con questo guinzaglio e non riusciamo più neanche a mettere in piedi una strategia, perché i cambiamenti, le modifiche di leggi, le interpretazioni sono troppe. Abbiamo visto ancora recentemente, credo nelle ultime settimane, i contadini che hanno protestato a Berna, in questo caso per la farina, anche perché ancora una volta i prezzi nei grandi magazzini sono aumentati, soprattutto dei prodotti derivati per colpa dell'inflazione, ma chi produce farina non ha ricevuto niente in cambio. Ecco, ma cosa vuol dire allora? Che le lobby dei trasformatori, la lobby della distribuzione è più potente di quella dei contadini, dei produttori? Ma la lobby dei contadini, spesso e volentieri si parla della grande lobby dei contadini, io purtroppo la chiamo la lobby dei poveri, perché i risultati sono lì da vedere. 4 miliardi e qualcosa all'anno di pagamenti diretti, ma è 20 anni che sono quei soldi lì, nonostante tutti i cambiamenti e tutti gli aumenti di costi. Dunque è una lobby che è riuscita a salvare il salvabile, ma che purtroppo non riesce a dare quella spinta in più al settore, ma non perché non lo si vuole fare, non perché chi rappresenta i contadini non lo vuole fare, ma perché gli antagonisti del nostro reddito sono troppo forti. E noi dipendiamo anche da questi grandi attori, perché si può dire che sono quelli che ci stanno mettendo in difficoltà, ma è anche impensabile che ogni azienda si metta a vendere il proprio latte per conto suo, perché non è logisticamente possibile, e questo loro lo sanno benissimo. Non fa la differenza certo il self-service, che può aiutare, è un aiuto, un contributo, ma non è un aiuto. La vendita diretta è sicuramente una tu in più, che però può anche nascondere delle difficoltà o dei costi non visibili, che alla fine anche lì il margine non è sempre quello che si pensa, perché un minimo di investimento anche lì c'è. Nel servizio emerge un altro aspetto, l'ultimo che vorrei trattare, quello del conflitto di interessi. Abbiamo visto appunto diversi casi, abbiamo visto anche di questa stessa persona che porta i due cappelli, quello di contadina, di produttrice, ma anche quello di sedere nella CDA della Cremo, di un trasformatore. Ecco, è fisiologico oppure è un problema e va risolto, e in che modo? No, cioè io non ho capito perché la signora si sia sentita a disagio a dirlo. È necessario. Avessimo solo rappresentanti della trasformazione senza produttori nei consigli di amministrazione dei trasformatori, avremmo probabilmente lo stesso gioco in doppio. Perché se nella grande distribuzione fanno questo gioco di margini, e se non ci fossero i rappresentanti dei contadini nella trasformazione, probabilmente avverrebbe anche lì. Laddove le aziende di trasformazione sono completamente in mano ai contadini, le cose funzionano un pelino meglio, non è che vada tutto meglio, però sono i rappresentanti dei contadini a gestire le trasformazioni e andare a trattare con la grande distribuzione. Se noi avessimo solo, in qualche caso ci sono queste situazioni, rappresentanti non del mondo contadino a gestire le aziende di trasformazione, saremmo tagliati fuori già ancora prima della lavorazione del nostro latte, dunque il problema sarebbe ancora più marcato, secondo me. Dunque non devono farsi questi problemi queste persone che hanno il doppio incarico, tra virgolette, anzi è necessario che ci siano gli occhi dei produttori all'interno di queste aziende. Il top dei top sarebbe avere dei contadini nei posti cruciali assieme ad altri rappresentanti di altri settori, anche nella grande distribuzione.
Grazie Omar Pedrini per essere stato ospite di Falò, in bocca al lupo per la sua attività e la sua azienda. Crepi il lupo. La settimana prossima, Falò, invece noi parleremo della truffa colossale ai danni delle assicurazioni e non solo, che sta facendo discutere il Ticino in questi ultimi mesi. Appuntamento dunque a giovedì prossimo. Grazie per essere stati con noi anche questa sera.